2026. E come avete visto dal vlog scorso, sono rientrata dai miei 2 giorni in montagna che vi avevo detto che mi ero presa. E devo dire che oggi è un venerdì molto lento, molto faticoso, perché devo un po' riprendere energie e forze dopo le 2 camminate che abbiamo fatto in montagna. Non sono solita e non sono abituata ad andare in montagna a camminare proprio perché io amo molto di più il mare, la pace, la tranquillità di mettersi là in spiaggia e senza grandi fatiche, diciamo. Invece, sono andata appunto ad Alleghe ed Alleghe è un posto che mi mette comunque pace e tranquillità, quindi ci vado spesso e volentieri proprio perché mi dà questa sensazione di benessere. Ovviamente andandoci spesso e volentieri ormai le cose da fare, da vedere sono veramente ridotte e quindi questa volta abbiamo deciso di fare, osare un po' di più. Quindi il primo giorno abbiamo fatto tutto il giro del lago che non avevamo mai fatto, perché spesso ci vado d'inverno e quindi non sempre è fattibile fare tutto il giro. E poi siamo andati a vedere le cascate a Masarè, che sono praticamente lì, nel paese, piccolo paese prima di Alleghe, però va un po' su, ma fattibilissimo. Il secondo giorno invece abbiamo deciso di osare ancora un pelino e quindi abbiamo preso la funivia e dai piani di Pezzè siamo andati fin su a Col dei Baldi. Sono 4 km, non è veramente nulla di che, se non che è tutto in super salita, quindi non essendo noi comunque allenate, non essendo pratiche di camminate in montagna, è stato comunque faticoso. Fattibile, ma faticoso. Una volta però che poi siamo arrivati in cima, ovviamente c'è uno spettacolo incredibile di montagne, prati, c'era il rifugio dove abbiamo mangiato un buonissimo cervo con la polenta, quindi veramente abbiamo concluso al top queste 2 giornate. Siamo restati un po' lì, poi minacciava pioggia, quindi abbiamo detto scendiamo e siamo tornati a casa e lungo la strada ci siamo fermati a mangiare un gelato, ma non ho ripreso nulla anche perché eravamo veramente stanche, stanche, stanche. Però mi è servito, mi sono veramente rilassata nonostante la fatica. Ovviamente oggi ne risento molto di queste camminate, di questa fatica, quindi è un rientro al lavoro faticoso, ma non importa, sempre avanti. In realtà questa settimana lavorativa non ho nulla in programma, anche perché lavorerò full mattina e pomeriggio per tutta la settimana, quindi in realtà non ho granché di programmi, se non quello di probabilmente andrò a comprarmi, a usufruire del buono che mi hanno regalato per il compleanno, comprare qualcosa di un po' più tecnico per la montagna, anche se non ve l'ho fatto vedere, forse no, vi lascio qua una foto del completino che ho comprato in montagna su ad Alleghe, bellissimo, un paio di pantaloni tecnici adatti a camminare con la magliettina e anche la felpa. Ho speso in totale 130 euro per un completo da montagna e non è niente male come prezzo, anzi molto molto buono, e quindi voglio andare a vedere nel negozio appunto del buono, comprarmi qualcosina. In realtà poi già ieri sera stavo guardando per prenotare un prossimo viaggetto. Io quando inizio a viaggiare veramente non mi stanco di farlo, anzi vorrei avere la possibilità di viaggiare di più. Comunque ho già prenotato 2 viaggi da una giornata, sempre nell'agenzia dove di solito faccio e vado, e poi sto in mente qualcosa per fine settembre, primi di ottobre, ma ho tante mete in testa, devo solo capire qual è quella migliore per adesso. E niente, ora continuo perché sto anche preparando tutte le nuove creazioni per il mio negozio su Etsy, quindi se non sapete di cosa sto parlando, vi lascio qua sotto il link Etsy The Bookish Corner, dove ho tutte le mie creazioni a tema libri e lettura, quindi venite a darci un'occhiata. Piccola storia triste. Silvia aveva voglia di torta di mele e quindi oggi che è sabato, ho lavorato fino alle 3:30, ho detto ma sì dai, perché non fare appunto una torta, visto che non faccio torte ormai da
Boh, la primavera, visto che con l'arrivo del caldo, ovviamente il forno non l'abbiamo più acceso, anche perché sennò saremmo veramente, veramente morti di caldo. Ho detto, dai, oggi è una bruttissima giornata, c'è un temporale, quindi l'ideale si può accendere appunto il forno che scalda anche un po' l'ambiente, torte di mele. Mi sono leggermente persa al computer e mi ero completamente dimenticata che stasera sarei uscita a cena e il ritrovo era circa alle 6:30. Quindi adesso che ore sono? Le 6 e giustamente ho preparato l'impasto e sono a metà torta, ma in forno ci sta 40 minuti. Ma se il ritrovo è alle 6:30, io chi mi guarda la torta? E quindi niente, ho praticamente chiuso l'impasto con la carta, quella trasparente, l'ho messa in frigo e spero che per quando torno stasera sia tutto a posto, così poi ci butto dentro le mele e la metto in forno. Spero di fare una cosa giusta, altrimenti mi toccherà buttare tutto. Già sono partita male perché sono senza uovo, senza burro, quindi ho cercato una ricetta alternativa con l'olio e il latte e poi per di più ho sbagliato completamente le tempistiche. Quindi adesso devo andare a restaurare il tutto e torta, speriamo dopo. Alla fine ho deciso di sfidare un po' il freddo perché di cose invernali un po' più pesantine non ne ho, le ho tutte quante ancora di sopra, non ho fatto ovviamente ancora il cambio armadio, quindi sono con una magliettina a manica corta, però sono di quelle un po' leggerine e sopra ho messo un giubbino in pelle leggerissimo, manica a 3/4, quindi io so già che tempo zero sarò congelata, la pelle esposta, ma appunto non ho molte alternative perché non ho nulla qui, devo andare di sopra, aprire l'armadio, aprire gli scatoloni e sinceramente non ho tempo perché mancano tipo 10 minuti e no, non ce la farei. Ho tirato su anche i capelli alla bella e meglio perché tra le varie cose che avrei dovuto fare oggi pomeriggio c'era anche lavarmeli, ma mi sono persa completamente. È vero che sono arrivata a casa alle 4, è vero anche che però mi sono persa un po' troppo il computer tra una cosa e l'altra per appunto lo shop su Etsy, mi sono persa e niente, questo mi è costato, ma devo essere sincera, mi piace molto come sono pettinata. Il trucco è quello di stamattina. Ho messo soltanto ancora un po' di eyeliner e niente, sotto ho messo i jeans perché almeno la parte sotto cerchiamo di tenerla calda. Scarpe da ginnastica e si va. Torta ce l'abbiamo! Stamattina, domenica, mi sono svegliata un pelo prima e ho alla fine infornato la torta perché poi ieri sera alla fine sono tornata a casa tardi, non avevo proprio nessunissima voglia e quindi pronta per la colazione. Ho appena finito di fare tutte quante le foto per la nuova collezione, diciamo, di accessori gadget legati ai libri. E adesso le devo andare a caricare tutte quanto bene nelle inserzioni su Etsy perché le ho già preparate e appunto il 1° di settembre le pubblicherò sul negozio, ma mi mancavano tutte le foto, quelle specifiche dei vari gadget, quindi segnalibri, portachiavi, calamite, quindi adesso ho creato il tutto e ho deciso anche il nome della collezione, sarà True Crime, perché appunto sono tutti quanti gialli e mi piaceva un sacco questo nome, quindi vado a fare anche poi le varie stories su Canva per poi introdurvi la collezione. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Di allenamento mi ha distrutto, sto colando e adesso mi butto sotto la doccia perché ne sento totalmente il bisogno.
What's your weakness? What's your type? Somehow I wanna know all about you. Deep connection, lights a spark. You already know me when we dance in the dark. We're dreamers. Avete intravisto, siamo andati in un'azienda agricola Villorba, in provincia di Treviso. È un'azienda bio, quindi con agricoltura biologica e biodiversa, quindi hanno tutte tecniche naturali e meno incisive di coltivazione. Ed eravamo già state lì l'anno scorso in occasione di Halloween, perché fanno per tutto il periodo di ottobre il villaggio delle zucche, un po' in stile americano, dove si può andare, scegliersi la propria zucca, intagliarla, molto molto bello come ambientazione, come atmosfera, e se riusciamo ci piacerebbe ritornarci. Però anche durante il periodo dell'anno creano vari eventi, come per esempio la raccolta di girasoli, come anche il villaggio di Natale, quindi è un'azienda che crea comunque molta curiosità. Però oltre a questo ha anche un negozietto dove vendono tutti i loro prodotti e abbiamo fatto un po' di spesuccia. Pensavamo di trovare qualcosa in più, ma non importa. Allora, abbiamo mangiato lì, vi ho fatto anche vedere, abbiamo mangiato benissimo. C'è un agriturismo, ovviamente, con tutti i prodotti che loro coltivano, quindi c'è un menù un po' particolare, non le classiche cose, ma mia mamma ha mangiato le tagliatelle fatte in casa con i funghi porcini buonissime, e io dei gnocchi di ricotta con un sugo di pomodori e peperoni che era veramente squisito. Gelato fatto da loro, dolci fatti da loro, quindi veramente un agriturismo top. Vi lascio, se vi può interessare, se siete delle mie parti, il link qua sotto. È l'azienda agricola, questo qua, Nonno Andrea. È veramente veramente bella. Adesso aspetta che forse in questa borsa qua si vede meglio, dopo ve lo faccio vedere. Comunque, che cosa abbiamo preso? Allora, sacchettino numero 1, eccola qua. Nonno Andrea, azienda agricola biodiversa. All'interno ci sono un sacco di fichi bianchi, perché sono la passione di mia mamma e quindi ne ha presi a più non posso. E poi ci sono due nettarine, o anche chiamate noci pesche, che invece sono la mia passione. Io le amo e più dure sono, meglio sono. Non vi so dire il prezzo di ogni cosa, ma abbiamo speso su una trentina di euro, calcolando che ci sono anche due bottiglie di vino, quindi buono come prezzo. Beh, vi faccio vedere subito le bottiglie di vino. Uno è il Chardonnay, che è quello che poi abbiamo bevuto durante il pasto, che è buonissimo, ed è appunto in bottiglia
imbottigliato da loro, è fatto da loro, quindi è una cosa a chilometro zero. E l'altro invece abbiamo preso il Merlot. Io in realtà volevo bere questo, però con le nostre pietanze ci hanno consigliato il Chardonnay, quindi ascoltiamo sempre i suggerimenti. Poi, ah, qui mi sono presa quattro porcini perché voglio fare o le tagliatelle con i funghi o il risotto. Difficilmente li trovi così belli e quindi quando li ho visti li ho subito presi. Sono super contenta perché li avevo già presi. Mi ricordo anche l'altra volta avevo fatto, mi pare, il risotto che era venuto una specialità, quindi super super top. E poi un melone retato di quelli a pasta arancione, classicissimo. Ormai la stagione dei meloni sta via via andando a terminare, però a noi piace anche alla sera prosciutto e melone, credo che sia veramente una pietanza top. Questa è la borsetta che abbiamo preso, il villaggio delle zucche, nonno Andrea, perché appunto per tutto il mese di ottobre ci sarà questo villaggio e se siete nelle mie zone è molto bello anche per i bambini. Poi, altra borsa. Allora, sacchettino di uva rosata senza semi e questa è veramente, veramente buona e soprattutto dolcissima. Molto buona. Sacchettone. Poi, sacchettone di prezzemolo perché poi laviamo, trituriamo e congeliamo, così l'abbiamo sempre a portata di uso, visto che lo metto su varie pietanze, vari preparati, mi piace un sacco il prezzemolo, quindi era da acquistare e quindi abbiamo approfittato. Altro sacchettone. Susine rosse. Belle dure perché anche in questo caso piacciono a me belle dure e le preferisco a quelle gialle, non lo so, mi piacciono di più rosse, a dir la verità, ancora più scure, ancora più rosse, meglio ancora, ma anche queste buone. Non è finita. Poi abbiamo preso il cappuccio già tagliato, una confezione da 250 grammi, anche questo mi piace molto, mi piace meno star là a tagliuzzarlo tutto, quindi spesso mi capita di prenderlo già tagliato e questo so che appunto lo fanno direttamente loro e quindi preferisco ancora di più. E poi ho preso l'unica verdura che ho preso a parte il cappuccio è i cetrioli, sia per il canarino sia per noi. Mi piace molto cetrioli e pomodori come insalata, quindi ne abbiamo presi tre, belli grossi. E per finire abbiamo preso una vaschetta di albicocche che si sono tutte quante rovesciate nella borsa, ma vi faccio vedere. Eccole qua. Molto belle, queste piacciono molto a mia mamma, io non amo molto le albicocche e volevo farvi vedere appunto la borsa con il sito, eccolo qua, www.nonnoandrea.it sia su Facebook che su Instagram, quindi dateci pure un'occhiata, questo è il logo e questo è tutto il nostro bottino che abbiamo acquistato in azienda, molto molto valido, niente, ora mettiamo via tutto e ci riposiamo. Arrivati a casa praticamente giusti giusti perché fuori sta letteralmente diluviando e quindi ho deciso di leggere il mio dannato rivale e devo dire che è un manga letteralmente più spinto rispetto a quello che leggo di solito, è letteralmente esplicito. Adesso ho capito perché c'è scritto fumetto per adulti, perché comunque scene e art sono completamente esplicite. Comunque, carina la storia, non male. Ora, appunto, termino la mia lettura. Non posso riprendere nulla del fumetti come faccio di solito perché sennò verrei bannata. Però, diciamo che è una specie di hentai.
Sì, possiamo definirlo così. E quindi niente, lo termino e poi cerco di capire se può essere una storia che per me vale la pena continuare a leggere oppure se preferisco restare sui manga un po' più soft. What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love?